Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Brindisi e Atalanta. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Partiti. Il Brindisi al momento detiene il record dei gol realizzati nel torneo. Può contare su un attacco formidabile. Allarga sulla fascia. Ottima giocata. Cerca un compagno. Santana ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non ci è arrivato. Alejandro Gomez allarga il gioco a destra. De Sciglio perde l'equilibrio. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Ibrahimovic. Guarda, Ibrahimovic! È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Salta e colpisce di testa, aprono le marcature. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Il Brindisi ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Si avvicina la porta. Petagna! Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Chiellini, Casemiro, Alejandro Gomez, palla larga in profondità, Santana scatta verso il pallone, se ne va, prova il tiro e hanno sfiorato il gol. Nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Josip Iličić, che ha portato la sua squadra in vantaggio nel primo tempo della scorsa partita. Petagna con la palla alta sulla fascia. Sulla fascia, è libero. La palla lunga in avanti.
Provano a ripartire da dietro. Qui può partire il contropiede. Nainggolan. Rafael Toloi, di forza. Prova la giocata di fine. L'Atalanta riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. E iniziano i secondi 45 minuti. Il Brindisi è in vantaggio di misura. 1-0 il punteggio. Nainggolan. Ibrahimovic la gioca a sinistra. Si libera la grande. C'è il retropassaggio. Ibrahimovic preferisce il retropassaggio. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Portiere la calcia lontano. Alejandro Gomez. L'Atalanta ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie al proprio tecnico, che è stato protagonista di un autentico capolavoro tattico. Sì, ha preso delle decisioni che nessuno si aspettava, è stato molto coraggioso e il suo coraggio alla fine ha pagato. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Ilicic. Petagna. Alejandro Gomez. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Sì, certi elementi sono sempre sorvegliati speciali. La difesa non li perde di vista. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Preferisce l'approccio diplomatico. Il cartellino rimane nel taschino. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Alejandro Gomez. Così senza varchi non avevano alternative. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare, può anche peggiorare la sua situazione. Tutto doveva fare tranne che commettere fallo in quella posizione. Ha sbagliato completamente. Ora gli avversari hanno un'ottima occasione sul calcio piazzato e ci sono dei buoni tiratori tra le loro fila. Ilicic! Attenzione al tiro. Rizzo, il suo pallone è morbido.
ecco la respinta del portiere. Attenzione, ecco il tiro. Palla dentro, c'è il gol. Il pareggio era nell'aria. Un gol bellissimo da manuale. Rizzo apre il conto dei gol per questa stagione. Perfetta parità dunque. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la... Ecco il tiro! Un signor gol! Il Brindisi ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Paolo Dybala realizza il quarto gol stagionale. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Cerca la profondità, ha spazio sulla fascia, prova a verticalizzare e c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre, ma alla fine credo che sia un risultato meritato. Il Brindisi non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. È davvero tutto per questa sera.